scelto di giocare a rugby perché quando ero piccola andavo al campo e mi sentivo benissimo, c'era un'atmosfera meravigliosa. Far capire alle persone che il mio è uno sport femminile mi fa sempre sorridere, perché gli sport non sono né femminili né maschili. La cosa che mi piace di più del rugby è il senso di sorellanza. E basta con questo stereotipo che le donne non sappiano fare squadra. Lo stereotipo che abbatterei è quello dell'emotività negativa. Essere emotivi vuol dire percepire le situazioni, conoscersi, sapere quando siamo in un momento di difficoltà e quando no. Per me il convenzionale è l'inconvenzionale. Mi sono sempre chiesta chi decida cos'è convenzionale. Per me è convenzionale giocare a rugby. Il fatto che ci sia una giornata per le bambine e per le ragazze, che è l'11 di ottobre, è un segno fondamentale per mettere in risalto la nostra capacità di poter essere quello che vogliamo essere. E per questo veramente ringrazio Saugella e il progetto Tutte le sfumature di te insieme a Fondazione Francesca Raba per ricordarcelo non solo quel giorno, ma tutti i giorni. Ho intervistato 32 donne nel mondo chiedendo loro come il rugby gli avesse permesso di essere più libere nel progetto Women's Rugby Land of Freedom ed ho scoperto che in Uganda, grazie al rugby, le bambine che giocano a rugby si sposano più tardi. Credo che questo sia un traguardo importantissimo. La libertà per me è la sensazione di poter essere me stessa in tutte le situazioni, nei momenti in cui sono emotiva, nei momenti in cui sono fragile, nei momenti in cui sono una potenza e posso trascinare il mondo.